D'Ambrosio Marri per sapere cosa pensa sull'iniziativa del governo. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Dottoressa, alle 12 di questa mattina anche nel Lazio è arrivato il messaggio di prova da parte del sistema d'allarme pubblico. Il corpo del testo recitava: questo messaggio di testo, una volta operativo, ti avviserà in caso di emergenza. Come considera questa scelta da parte delle istituzioni? Può essere chiamato controllo sociale o gestione d'emergenza? Sì, beh, dunque diciamo che questo sistema risponde a delle direttive europee. Già dal 2019 in Italia ci sono stati una serie di decreti in proposito e dal 2022 è testato proprio anche in Italia. Questo è successo sia per l'isola di Vulcano e sia per un altro, diciamo, esperimento c'è stato coinvolgendo Calabria e Sicilia durante un'esercitazione nazionale ipotizzando un rischio maremoto. E quell'esperimento ha coinvolto circa 500.000 persone e che poi hanno risposto anonimamente a un questionario da cui è emerso che circa il 97% appunto delle persone coinvolte riteneva questo messaggio utile e efficace. E allora questo sistema non è di per sé salvifico, però ha lo scopo di favorire un comportamento che sia consapevole dei rischi e quindi opportunamente congruente con una, diciamo, un comportamento di prevenzione e di salvaguardia. Da questo punto di vista credo che sia quindi utile, no? Perché può contribuire a salvarci la vita a fronte di emergenze per le quali è prevista l'attivazione. Il controllo sociale è ben altra cosa, tra l'altro questo sistema non è un'app, ha una logica unidirezionale, quindi praticamente la persona che lo riceve non riceve dati e informazioni su di sé né può rispondere. Non è un'app e in più, diciamo, alla fine di tutta la sperimentazione in tutte le regioni italiane, le persone potranno decidere se bloccare o no le notifiche di T-Alert. Dottoressa, questo nuovo sistema di allarme pubblico che ha efficacia sul territorio, quale impatto crede che avrà a livello sociale, sulla popolazione? Perché sono diverse le reazioni dei cittadini in merito. Sì, anche immaginando quelli che potrebbero essere dei rischi, nel senso che se la popolazione è ben informata, in maggioranza potrà sicuramente apprezzare, no, l'attivazione di un sistema che va a vantaggio della sicurezza personale e collettiva in caso di emergenza locale o nazionale, per fenomeni che riguardano la sanità piuttosto che eventi pericolosi e prevedibili. Per quanto riguarda i rischi, diciamo ce ne sono, nel senso che per esempio poca comunicazione del servizio, la poca chiarezza della comunicazione del servizio può portare a una mancanza, no, di consapevolezza in chi lo riceve. Quindi, non so, per esempio, una persona anziana si può ritrovare questo messaggio, non sa che fare, non ha chiaro, no, se è proprio informata del perché lo riceva, se è vero o no e così via. Un altro rischio è rappresentato dagli hacker che possono inviare degli sms più o meno verosimili facendo richieste per acquisire dati o soldi, no, dall'utente. E un po' come avviene quando si ricevono degli sms falsi da parte dei servizi dove, diciamo, la frase è del tipo: il suo pacco è in giacenza, clicca qui per sbloccarlo, no? Oppure ciao mamma, stamattina a un certo punto è arrivato un messaggio finto che era del tipo, che era con un testo tipo: ciao mamma, ho cambiato numero di telefono, rispondimi con un WhatsApp qui, no? Io non ho ovviamente risposto, ho chiamato mio figlio, ho detto: ma per caso hai cambiato numero di telefono? Dice: ma no, no, assolutamente. Dico: allora butta il messaggio. No, no, dice: tienilo, perché così guardo un po' e cerco di capire come è fatto. Questo per fare un esempio. Fake news, no? Perché anche in questa occasione i complottisti vari, di varia natura, hanno diffuso fake news sul servizio, no? Tipo controllano la tua posizione, la tua attività. E questo rischio phishing nel caso di T-Alert non c'è, perché nei fatti tu non devi rispondere, non ti viene chiesto nulla. Noi sappiamo che questo phishing è un crimine fondamentalmente, perché inganna le vittime inducendole a condividere delle informazioni sensibili come password piuttosto che numeri di carte di credito. E credo quindi che se la popolazione è adeguatamente informata si attutisce il potere e la credibilità delle fake news o, diciamo, la tendenza a rispondere a messaggi strani. Ecco.
Dottoressa, in conclusione due domande. Se, la prima è se a lei è arrivato il messaggio IT Alert, e la seconda è se è lecito quindi sentirsi un po' sorvegliati, avere un po' preoccupazione e timore da parte, diciamo, di questo nuovo sistema di pubblico e nazionale che cerca di vegliare, anche se con una benevolenza dietro, comunque sulla popolazione. Allora, per quanto mi riguarda, io il messaggio non l'ho ricevuto, ma appunto doveva essere in teoria a mezzogiorno. Tutte le persone intorno a me che erano in quel momento lo hanno ricevuto, ma come dicevo prima, io invece a mezzogiorno e 35 ho ricevuto questo messaggio falso. Per quanto riguarda poi il timore di sentirsi sorvegliati, allora è chiaro che l'idea di un attacco, no, alla privacy in un periodo di intelligenza artificiale, di algoritmi, è diffuso e può essere legittimo, però secondo me richiama dei timori più generali e anche delle contraddizioni, no, un pochino più ampie. Per esempio, un timore può essere quello di intrusione, no, come diceva lei, da parte di un ente soggetto più potente del singolo. Che avverte la disparità di potere, no, rispetto all'uso dei propri dati e l'impossibilità di controllare l'uso che di questi stessi dati viene fatto, e questo può far sentire impotenti. Però secondo me c'è un altro aspetto contraddittorio un po' da considerare, e cioè il fatto che in un mondo che è anche social, quasi tutti mettono volontariamente, no, a disposizione di altri i propri dati e informazioni su di sé, con foto, animali, vita privata, e le persone che fanno questo sono anche molto spesso orgogliose di quanta condivisione ci sia, no, di queste immagini, che però sono dati, sono informazioni. E quindi il paradosso è che noi non ci preoccupiamo del fatto che diamo questi dati in più gratis a chi poi ne fa dei grossi guadagni. Quindi il problema della privacy, che è stata anche tirata in ballo in questa occasione di T-Alert, secondo me è un po' un falso problema. Esatto, un Perché problema quello più che. marginale, Sì, appunto, rispetto all'obiettivo finale. solo un concetto, quello che però diventa inquietante è invece il fatto che proprio grazie all'uso di questi algoritmi noi riceviamo pubblicità sulla base di scelte e comportamenti che facciamo e mettiamo in atto online quando navighiamo, andiamo in un sito, compriamo qualcosa o digitiamo certe parole. Quindi secondo me, siccome là anche hacker sono in agguato e anche le truffe, credo che sia più importante questo su cui riflettere e premunirsi. Dottoressa Marri, noi la ringraziamo per le sue parole e la sua testimonianza. Grazie a lei. Da venerdì